Bene, oggi siamo a Scarlino. Ionity dichiara ufficialmente che nel 31 dicembre 2020 che a Scarlino verrà installata una nuova stazione di ricarica con 4 HPC. L'8 marzo 2021 iniziano i lavori dell'installazione. Pensate un po' che i lavori finiscono entro un mese, cioè in meno di un mese la stazione di ricarica è in questa situazione qui, quindi è soltanto da attivare. Sono passati fino ad oggi, che oggi è il 26 di febbraio 2022, cioè siamo quasi a un anno. Non si conosce i motivi, Ionity non ha mai ufficializzato il motivo, ne ha aperte o meglio attivate altre, sempre con molta lentezza. Da sempre colpa alla burocrazia, ma poi alla fine gli altri hanno attivato, io non voglio fare discorsi di parte, ma comunque hanno attivato molti supercharger e questo rimane bello qui immobile. Tutti si aspettavano un'apertura addirittura nel 2021 ad agosto, che è una zona molto turistica, quindi molto, molto richiesta come punto di ricarica, la zona qui. Questa stazione di ricarica si trova all'interno di un'area di servizio nella superstrada che va tra Livorno e Grosseto. Siamo in provincia di Grosseto, a Scarlino. L'area di servizio è Scarlino Est, in direzione Roma. Non condivido tanto l'installazione dell'area di servizio, molto comode, ma non fatte così. Cioè, se si decide di installare una stazione di ricarica in una direzione, bisogna pensarle di installarle anche in direzione opposta. Se io sono in direzione Livorno, devo arrivare all'uscita successiva, uscire, prendere la direzione Roma, uscire dal servizio. Ora, in questo caso, se io dovessi ricontinuare il viaggio verso Livorno, uscire all'uscita dopo, che mi pare si chiami Gavorrano, riprendere la superstrada e tornare in su. A me mi sembra una cosa abbastanza stupida, cioè nel senso, se si decide di installare una stazione di ricarica in un senso, a parte ancora non è attiva, bisognerebbe installarla anche dalla parte opposta, in modo tale che in qualsiasi modo, in qualsiasi direzione uno vada, abbia possibilità di caricare. Ora, siccome è stato un anno che non hanno attivata, ci può stare anche che venga attivata prima dalla parte opposta. Però ad oggi comunque dalla parte opposta non c'è nessun tipo di installazione da attivare. Qui ci sono 4 stalli Ionity da 350 kW l'una in HPC, quindi una ricarica molto veloce. La cosa interessante comunque è che la parte in fondo, laggiù, pare che ci sia comunque una previsione di altri 2 stalli. O aspettano gli altri 2 stalli per installarne 6 invece che 4 e poi l'attiveranno. Insomma, qui non si ricarica. Ora, che dire, se si va in direzione Grosseto c'è il supercharger, si andrà lì. A me mi ha fatto un po' sorridere il CEO di Volkswagen. L'estate scorsa è venuto in ferie in Italia con un'auto elettrica Volkswagen. Non faccio per criticare Volkswagen, mi ha fatto un po' sorridere questa cosa perché è venuto in Italia e addirittura si è fermato al Lago di Como, quindi non è che è venuto tanto in giù, che si era lamentato comunque del servizio Ionity. E poi mi ha fatto sorridere che l'altro dirigente, il CEO insomma di BMW, non mi ricordo che, se l'ufficio marketing o il CEO insomma, che ha criticato il CEO di Volkswagen perché secondo lui Ionity era comunque affidabile, comoda, aveva i servizi accanto. Mi ha fatto un po' sorridere, insomma, bisognerebbe un attimino che questi costruttori insomma di auto facessero più esperienze reali e non esperienze giornalistiche un po' al loro comodo, ecco. Io inviterei magari, ecco, loro a venire in ferie qui nella nostra bellissima puntala, magari qui al mare, e venire qua giù e fargli fare un viaggio con una loro auto, siccome loro dicono di ricaricare a Ionity, che è il loro fiore all'occhiello, insomma, io le farei provare a venire qua giù in ferie e fargli provare, arrivando in questo posto, cosa farebbero. Un vero, vero peccato, perché comunque se usciamo dall'acquisto di un'auto del marchio americano, diciamo, Tesla,
viaggiare in elettrico in Italia comunque si viaggia benissimo, ma in alcune aree ancora non è ben distesa. È veramente un peccato, perché comunque Ionity, se usciamo dall'Italia, è ben distribuita. In Germania Ionity è pazzesca, ce n'è un sacco di colonnine, quindi è veramente un peccato che, essendo anche Ionity un consorzio di diverse case automobilistiche comunque in cui dovevano investire sull'infrastruttura europea, è veramente un peccato che diciamo l'Italia sia stata abbandonata negli ultimi 2 anni. Cioè, se uno compra una BMW, voglio dire, o una Hyundai o una macchina comunque che potrebbe essere nel consorzio di Ionity, acquistandola in Germania è diverso che acquistandola in Italia. La rete Ionity è molto povera in Italia, in alcuni posti è più concentrata, ma in alcuni posti comunque, come potrebbe essere la Toscana o più al sud, no, non c'è una grande infrastruttura. Se poi ci ritroviamo anche a installazioni del genere che rimangono da attivare per un anno, due anni, tra un po' si compie un anno, insomma. Io, ragazzi, pensavo di non riutilizzare più la seggiolina, ma se vi interessa acquistare una seggiolina come questa, ormai trovate il link in descrizione al video. Se vi va di fare anche una scommessa, secondo voi quando saranno attive questa stazione di Scarlino? Lasciate un commento qui sotto e poi quando saranno attive si andrà a rivedere i commenti e si vedrà chi ci ha indovinato. Fra un mese? Fra 2 mesi? Passerà l'anno? Un anno che è passato e non è attiva? Oppure non verrà addirittura mai attivata? Perché ci può anche stare a questo punto. Comunque, se vi va anche di dire la vostra su questo tipo di punto di ricarica, comunque dentro nel servizio, se vi piacerebbe fuori, se vi piacerebbe dentro, se vi piacerebbe a tutti e 2 sensi, insomma, lasciate un commento, un vostro parere, se vi va, qui sotto al video. Se vi va ad unirmi al mio gruppo Telegram, magari ne parliamo anche lì all'interno. Che dire, io spero di ritornare qui con la seggiolina a ricaricare la mia auto a Scarlino, e a noi non ci rimane che rivedersi in un altro video, ok? Sperando che sarebbe bello creare un altro nuovo video, magari alla Ionity di Scarlino attiva, eh? Ciao!